God Save the Wine, siamo qui a Milano a parlare di energia e cambiamento del vino italiano. Siamo con Eddie Clementin e l'azienda Yerman, che, se si parla appunto dell'energia del vino italiano, di come è cambiato negli ultimi 30 anni, è una delle protagoniste. È cambiato tanto? Cambierà ancora? Ma sì, sicuramente negli ultimi decenni c'è stata una trasformazione enorme, in primis in campagna e negli ultimi decenni anche in cantina. Ci sono sicuramente ampi spazi, o meglio ampi margini di miglioramento. In la campagna ormai è scontato lavorare in una certa maniera, è scontato ridurre gli input esterni, è scontato ridurre l'utilizzo di prodotti di sintesi. Stessa cosa bisogna cominciare a fare e a imporsi di fare anche in cantina. Le tecnologie sicuramente negli ultimi anni ci hanno aiutato moltissimo in questa operazione. Noi continuiamo la nostra filosofia nella produzione dei vini bianchi. Il vino bianco deve essere bianco e il vino rosso deve essere rosso. È un po' una battuta, tu mi hai capito dove voglio arrivare. Però l'eleganza dei vini bianchi, e questo ci insegnano le grandissime zone di vini bianchi, produzione di vini bianchi, la Borgogna in primis, di cui io sono personalmente un amante della Borgogna, e anche in queste zone dove ormai da più di 100 anni si lavora dei prodotti straordinari, il famoso biologico, biodinamico, il vino rimane bianco. Non deve essere arancione. Questo perché poi io ritengo che dobbiamo avere un rispetto profondo per il consumatore, soprattutto quando va a acquistare bottiglie che hanno un prezzo medio-alto, e è inevitabile la pulizia e la bevibilità del prodotto. Non importa la nostra azienda o altre zone del Coglio, l'Italia, in genere noi siamo per la bevibilità. La bevibilità da dove la ottieni? Da vini che abbiano rispecchi in un territorio, che abbiano una bella acidità, una bella mineralità e soprattutto ti aiutino a bere il secondo bicchiere. Perché poi da enologo agronomo posso dire tantissime cose, ma ciò che conta è la bevibilità. Quando ti bevi il secondo bicchiere vuol dire che il vino c'è. Una soddisfazione, è contento anche il ristoratore. Auguriamoci di bere tanti secondi bicchieri. Assolutamente.